L'ipotesi formulata da Antonio nella vignetta è presentata come irreale, come non realizzabile. Siamo dunque in presenza di un periodo ipotetico del terzo tipo o della irrealtà. Se avessimo saputo qualcosa di più, si quid amplius cognovissemus, ma è una condizione impossibile, perché così non è stato e non è. Nella protasi abbiamo il congiuntivo più che perfetto perché la condizione è presentata nel passato. Abbiamo reso il congiuntivo più che perfetto con un congiuntivo trapassato in italiano, se avessimo conosciuto. Nella podosi abbiamo ancora il congiuntivo più che perfetto potuissemus, perché la conseguenza, anch'essa impossibile, è presentata al passato. Avremmo potuto, potuissemus bellum prius inferre, condurre prima una guerra. Il congiuntivo più che perfetto della podosi va reso in italiano con un condizionale passato. Avremmo potuto. L'ipotesi irreale può essere riferita al presente, come in questo esempio tratto da una lettera di Cicerone ad Attico. Consideriamo la protasi. Si somnum capere possem. Se potessi prendere sonno. La condizione, impossibile perché Cicerone è insonne, è riferita al presente. Se ora, in questo momento, io potessi dormire, ma non posso. In tal caso, nella protasi, abbiamo il congiuntivo imperfetto, possem, che abbiamo tradotto in italiano con un congiuntivo imperfetto, se potessi. Anche la conseguenza è riferita al presente. Non obtunderem te, non ti importunerei, tam longis epistulis, con lettere così lunghe. Nella podosi abbiamo dunque il congiuntivo imperfetto, obtunderem, che abbiamo reso in italiano con un condizionale presente, importunerei. Pertanto, nel periodo ipotetico del terzo tipo o della irrealtà, nella protasi e nella podosi abbiamo il congiuntivo imperfetto se condizione e conseguenza sono riferite al presente. Il congiuntivo imperfetto nella protasi va reso con un congiuntivo imperfetto in italiano, il congiuntivo imperfetto nella podosi con un condizionale presente. Se l'ipotesi irreale è riferita al passato, nella protasi e nella podosi abbiamo il congiuntivo più che perfetto, che tradurremo in italiano rispettivamente con un congiuntivo trapassato nella protasi e con un condizionale passato nella apodosi.